detto Galvan, vero Galvan? Oggi è una bellissima giornata in via 11 febbraio perché finalmente possiamo festeggiare la fine del cantiere del polo di via 11 febbraio dedicato alle persone anziane e alle persone con disabilità. Quindi è una giornata molto importante che segnerà l'inizio di un nuovo progetto di collaborazione molto fitta tra Fondazione Città di Cremona, Cremona Solidale per i Servizi e anche la cooperativa Il Solco di via Bonomeglio 81. Noi come Cremona Solidale siamo titolari dei servizi che facciamo alle persone e soprattutto le persone e gli anziani che sono qui alloggiati nei 40 appartamenti che ci sono, più i nuovi servizi che verranno attivati dopo l'entrata in funzione di tutta la parte dell'immobile che c'è qui in via 11 febbraio 60, dove ci saranno altri 10 appartamenti per anziani semisufficienti, autosufficienti, e poi per il centro, il CSS, che attualmente è in via Cattaro. Noi qui assicuriamo un servizio di attenzione a questi anziani, facciamo animazione per quanto riguarda i centri diurni, c'è un piccolo ambulatorio a cui tutti possono accedere per interventi minimi di assistenza sanitaria e poi assicuriamo un nostro operatore che costantemente durante la giornata è qui a disposizione per tutti i bisogni di queste persone. Disabilità grave. Il fatto di avere realizzato qui un impianto per questo tipo di disabilità. Grazie. Dopo le mettiamo. Poi le mettiamo nelle loro. Le mettiamo qua. Grazie. Questo. Sì. Io sono. Allora, io penso a tre soggetti che avranno un beneficio da questa iniziativa. Prima cosa i cittadini, perché devo dire che aprire un passaggio fra via 11 febbraio e via Bonomelli sarà una cosa che risulterà utilissima a molte delle persone che abitano qua e che eviteranno di fare tanti giri. E la cosa bella sarà che in questo tragitto i cittadini incontreranno anche gli abitanti di questi luoghi, sia da questa parte che da dall'altra, dove ci sono le comunità residenziali, centri di cura, spazi per i giovani e non solo. Per cui di fatto diventa un luogo in cui ci si potrà incontrare di più. I beneficiari si potranno incontrare anche fra generazioni molto diverse. C'è già un gruppo di ragazzi adolescenti che viene di qua, ad esempio, a provare a tenere il giardino. Magari questa cosa farà che saremo meglio. E nel fare le cose insieme anche tra meno giovani e più giovani ci si racconta e vediamo che quello sia un passaggio che sia molto bello anche per i ragazzi che vedono chi è più avanti. Un terzo soggetto che in questo passaggio siamo noi operatori, cioè il fatto di avere un banco ci inviterà, ci aiuterà anche molto di più a lavorare insieme, a progettare delle cose, ad animare, a dare anima e vita a questo giardino che è compreso appunto tra questi due spazi. Per cui penso che sia un'azione molto bella e di restituzione anche a tutti di questi posti che sono, come diceva la Presidente Garoli, nascosti ma presenti e ridati, restituiti alla città. I servizi sono la cura delle persone. Questo passaggio, no, simbolicamente, che ci sarà, oltre ad avere tutta l'utilità che ha detto Giusy Biagi prima, dice anche di un unico centro, cioè via Bonomelli e via 11 febbraio, sono un esempio di rigenerazione urbana strepitoso, a partire a favore dei più fragili, a favore delle persone più deboli, che raccontano però come deve essere una città. Ed è un unico centro di servizi che per le persone anziane, con le persone anziane, per la disabilità e con le persone disabili in generale, poi Civico 81 si estende anche a un'altra tipologia di servizi, mette a disposizione della città dei servizi molto importanti, ma dà un'idea di città. Cioè questa è l'idea di città che abbiamo, nel cuore della città
ci sono dei servizi sociali e sanitari contemporaneamente, a favore delle persone più fragili, ma in realtà a favore di tutti. I servizi sono la cura delle persone. Questo passaggio, no, simbolicamente, che ci sarà, oltre ad avere tutta l'utilità che ha detto Giusy Biagi prima, dice anche di un unico centro, cioè via Bonomelli e via 11 febbraio, sono un esempio di rigenerazione urbana strepitoso, a partire a favore dei più fragili, a favore delle persone più deboli, che raccontano però come deve essere una città. Ed è un unico centro di servizi che sulla persona, per le persone anziane, con le persone anziane, per la disabilità e con le persone disabili, in generale, poi Civico 81 si estende anche a un'altra tipologia di servizi, mette a disposizione della città dei servizi molto importanti, ma dà un'idea di città. Cioè questa è l'idea di città che abbiamo. Nel cuore della città ci sono dei servizi sociali e sanitari contemporaneamente, a favore delle persone più fragili, ma in realtà a favore di tutti. Che volevo dire era un grazie alle persone che sono qua, a voi. Grazie. Grazie. Perché è importante. Perché alla fine davvero siete voi che rendete bello questo luogo. Posso dirvi, non è che vi offendo, le persone apparentemente un pochettino più... Ma volevo dirvi questo, signora, le persone apparentemente un pochettino più fragili sono le persone più preziose. E questo progetto nasce per voi, ma voi ci aiutate a rendere più bella la città. E quindi il ringraziamento a voi è importante, perché voi siete in questo luogo e siete l'anima di questo luogo, insieme alle persone, un po' gli angeli custodi che vi stanno a fianco, a favore di tutti. E questo è, secondo me, è davvero un punto chiave che bisogna sottolineare con particolare forza, ed è la cura delle persone, la cura delle persone. Dentro un modo anche nuovo di vedere la cura delle persone anche più fragili. Emilio ha detto una cosa importante prima, perché è una delle prospettive di Cremona Solidale questa, cioè non è soltanto ospitare e curare bene le persone che sono in Cremona Solidale, è importante questo, ma ci sono tante persone che sono, vivono in città e che hanno la necessità di avere un sostegno, non la necessità di andare in una casa di riposo, ma lì dove vivono di avere un sostegno. Allora pensate a quello che è il progetto, che cos'è, e qua le persone possono vivere, ma hanno accanto delle persone che si prendono cura di loro. Semi-autonomia vuol dire, in realtà, non è la parola bellissima, vuol dire autonomia, ma autonomia assistita da persone che si prendono cura con particolare attenzione ad alcuni bisogni che in alcune fasce, in alcune età della vita queste persone hanno. Cioè semi-autonomia non deve confondersi, come dire, è semi, ma è un'autonomia a tutti gli effetti con a fianco delle persone che si prendono cura di. E questa è una prospettiva importante per l'accostamento alle persone più fragili, in particolare alle persone anziane. Quindi questo è un grande centro di cura della persona e di servizi che è nel cuore della città, nel cuore della città. E questa è l'idea di città che noi abbiamo, quindi benissimo, benissimo, avanti così.